Ciao Anna, ci vediamo domani. Che giornata. Sono proprio stufa di questo lavoro e dei miei stupidi colleghi. Lo sai che Anna è una stronza? Lei fa la gentile e la carina con tutti, ma finge e mi umilia apposta al lavoro. Oggi stavo sistemando degli scaffali, ad un certo punto è venuta e mi ha detto: "Guarda che questo profumo va messo in vetrina, non va sistemato qui." Però, sai, ho firmato lo scorso mese un contratto nuovo e devo convivere con questa situazione. Devo avere un buon rapporto con lei. Comunque resterà una mia collega per molto tempo. A proposito, vuoi un bicchiere di acqua frizzante? Io e Andrea stiamo insieme da 5 anni. Io vendo profumi. Lui invece è più bravo di me, è un architetto. Ci siamo conosciuti al matrimonio di Veronica e mi disse subito che è rimasto affascinato dal mio profumo orientale. Mi disse anche che le persone che indossano profumi orientali sono sexy e lui, come tutti gli italiani, ama la pasta. Ma ha dei gusti molto strani. A lui piace la pasta col chili. Ciao amore! Come? Sì, lo sto preparando adesso, perché? Un'altra volta? Sei ancora impegnato? Va bene, vorrà dire che mangerò la pasta col chili da sola. Ciao! Andrea ultimamente è molto impegnato, è sempre con qualche suo cliente. Già sento l'odore di profumo orientale sulle sue camicie. Immagino che anche al suo cliente speciale piacciono i profumi orientali. Ma che don scode voi c'è chi t'casciarena, vo gradina na brana d'arpo d'arena, dali ma no voi belis fet, po bavo de voi c'è, od ma che don c'è, ne ma in che sero di po bavo de voi c'è, od ma che don c'è. Ogni volta che mi faccio il bagno penso alla mia terra madre.